Cioè, Flavia, molto contenta di ritrovarti oggi con me, Flavia Giacobbe, eccoci. Quella discontinuità, ciao Flavia, secondo te che valore ha? Ma diciamo che io sono un po' indecisa nel considerare le proposte avanzate da Conte a Draghi, se sono una piattaforma di governo oppure, ecco, una lista dei desideri di campagna elettorale, forse più la seconda, ecco. I partiti è normale che facciano comunque, cercano consenso, quindi è normale che ci sia un gioco delle parti ed è lecito. Però, ecco, forse la lista dei desideri fatta da Conte poi si deve un po' rapportare alla realtà, la realtà anche dei nostri conti pubblici, e credo che le sue proposte siano un po' strampalate rispetto alla realtà dell'economia del nostro paese. Anche perché, non so, ecco, poi sono anche proposte. Meglio parlare forse al paese con un linguaggio un po' più di realismo. Forse un po' più utile, perché poi può essere una provocazione per Draghi queste proposte, però sono forse anche una presa in giro per gli italiani. Flavia, direttore, c'è qualcosa secondo te in quella letterina di non ideologico? Cioè, quando poi il ministro del lavoro Orlando sottolinea l'importanza dei temi sociali e appoggia in tal senso le istanze del Movimento 5 Stelle su questo punto, salario minimo? Qui abbiamo dossier. Vuole salario minimo, ecco, pronto, salario giusto. C'è qualcosa ecco, di non bandierinistico? Esatto. Allora, io ci tengo a dire una cosa, che tra l'altro Conte, quando era dall'altra parte della barricata, quindi quando era Presidente del Consiglio, è stato molto abile, molto bravo in realtà a respingere, a mediare ai penultimatum dei partiti azionisti del governo. Adesso forse è un po' più in difficoltà dall'altra parte della barricata. A mio, diciamo, modesto avviso, lui sta cercando di cavalcare la tigre del malcoltento, ecco. Però, ecco, è una tigre pericolosa, perché spesso azzanna poi chi cerca la tigre populista, chi cerca in realtà di cavalcarla, quindi è sicuramente un'azione di rischio quella che sta compiendo Conte. C'è un logoramento in atto del governo, è fuori qualsiasi dubbio, altrimenti oggi non staremo parlando della fiducia al DL Aiuti. Però bisogna vedere se rimarrà soltanto logoramento oppure se sarà crisi. E questo naturalmente dipende da Conte, dipende anche da Salvini, che comunque ha una posizione anche lui di sofferenza estrema all'interno di questo governo. Non so se Mulè, diciamo, concorda con me su questo, però sembra davvero a disagio, soprattutto per l'azione, ad esempio, molto dura del governo nei confronti della Russia, e questo mette in difficoltà sicuramente Salvini, che invece ha un rapporto privilegiato con il Cremlino, l'ha sempre avuto, nel senso, in maniera molto aperta, anche diretta, di sostegno del partito di Putin. Quindi, insomma, diciamo che ci sono due elementi, Conte e Salvini, che sembra abbiano anche superato i loro malumori di fronte comunque a un'azione contro Draghi. Bisogna vedere se si arriverà un papete per due quest'estate, speriamo di no, ecco, un papete per due con una questo, Salvini e Conte. sottosegretario. No, ma sì, anche perché comunque questo, il super bonus, così come altre misure in realtà sollecitate in passato e volute dal Movimento 5 Stelle, mettono a disagio il Presidente del Consiglio, che non è abituato a diciamo, ad aiuti a pioggia di tipo assistenzialistico, ecco, perché comunque ha sempre puntato, anche quando era Presidente della BCE, a un altro tipo di debito, un debito buono, diciamo così. Quindi sicuramente siamo in una situazione di difficoltà che però accomuna quasi tutti i paesi europei. Il nostro paese è più fragile, quindi questo non possiamo non tenerlo in considerazione, anche come diceva prima la giornalista di Sky su Boris Johnson. È vero, cioè la situazione è molto critica del governo inglese, ma è aggravata da un'inflazione al 10%, quindi comunque l'inflazione sta mettendo un po' a dura prova tutti gli esecutivi europei.
cioè quella straordinaria intervista. Diciamo, chiudiamo il cerchio anche, sì. Anche Renzi non è Draghi, ecco, non, avete detto le due cose, non la terza, è anche vero questo. Hai anche tu un po' la sensazione che al netto del rispetto delle posizioni di tutti su questi temi, la destra faccia un po' fatica a spiegare, oltre al dire è una strumentalizzazione, non è prioritario per il paese, ci sono cose più importanti? Secondo te la destra fatica a spiegare in maniera chiara i perché del no? Ah, forse sì, questo, però penso che sia proprio sbagliato strumentalizzare poi delle iniziative di questo genere, perché sono delle iniziative che possono portare comunque a dei benefici tangibili poi comunque nei cittadini. Questo è un peccato, l'abbiamo visto, ha ragione il sottosegretario con il DDL Zan, che comunque è finito nel tritacarne perché è stato visto come un provvedimento bandiera di una parte, e secondo me questo è completamente sbagliato che avvenga quando si tratta dei diritti dei cittadini. Qui stiamo parlando poi dei diritti dei più piccoli, quindi è davvero un peccato secondo me. Flavia, con un presidente del Consiglio che ad Ankara ha portato sul tema dei migranti delle dichiarazioni insomma molto nette, abbiamo raggiunto il limite anche per un paese aperto e accogliente come il nostro, ha detto. Beh, quella comunque dei flussi migratori è stato un tema che il nostro presidente del Consiglio ha cercato di portare all'attenzione anche dell'Europa appena si è insediato, questo credo che lo ricordiamo tutti. Sono molto d'accordo con quello che diceva il sottosegretario sulla Turchia, perché è stata questa visita un bagno di realismo, un esercizio di realismo politico, non c'è niente da fare. Ankara ha un ruolo cruciale nel Mediterraneo e ha un rapporto anche esclusivo, forte con la Russia. Ancorarla alla NATO è naturalmente una strategia vincente per l'Europa e anche per il nostro paese. Inoltre, le ambizioni del nostro paese di leadership, diciamo, a livello mediterraneo, impongono un rapporto con questo attore centrale, che abbiamo visto come appena si è liberato uno spazio all'interno per esempio della Libia l'ha subito occupato, quindi è un attore che è diventato centrale anche per il Nord Africa, quindi il nostro paese non può non guardare il suo interesse nazionale, non può non avere un rapporto con la Turchia. Poi è molto meglio portarla dalla parte della NATO che non averla ancorata alla Russia naturalmente, quindi insomma è una visita strategica con tutti i risvolti che ne avrà nei prossimi mesi.